La nuova mobilità è il flusso importante di tanti giovani italiani che si recano all'estero per lavoro o per studio e che sembrano intenzionati a non tornare, se non per cogliere opportunità importanti. La nuova mobilità è importante intanto per i numeri. Si tratta di 50.000 giovani almeno ogni anno che se ne vanno all'estero, quindi sono veramente tanti e per loro c'è una perdita di investimento del paese in questo capitale umano. È importante perché questi giovani chiedono di integrarsi nei paesi in cui arrivano e quindi vogliono servizi dai nostri consolati, servizi digitali, servizi in termini di accompagnamento a integrarsi nei nuovi paesi. È importante anche perché dovremo recuperare questo capitale umano, far tornare questi tanti giovani e recuperare in qualche modo anche questo investimento. Ci sono tante opportunità per i nuovi italiani che si recano all'estero, intanto di arricchimento personale, culturale, professionale, anche linguistico. Un arricchimento che tocca anche le nostre comunità all'estero, che vengono rivitalizzate da questi flussi di nuovi italiani. Penso anche alle tante associazioni italiane all'estero che potrebbero beneficiare di questo apporto nuovo. Poi sarebbe un'opportunità per il paese se questi giovani potessero tornare e, come dicevo prima, reinvestire in Italia i loro talenti. La nuova mobilità è un fenomeno vincente se porta all'estero il vivere all'italiana, se in qualche modo questi ragazzi rappresentano al meglio la nostra cultura, il nostro mondo professionale, la nostra gastronomia, la nostra lingua, se si mettono in rete, se collaborano anche con le reti di professionisti, di imprenditori italiani che già sono presenti all'estero per appunto rappresentare il nostro paese e poi ovviamente se tornano reinvestendo questo capitale maturato all'estero nel nostro paese. Thank you.